Il vescovo di Molfetta è tornato tra la sua gente. Non che se ne fosse mai andato, Don Tonino Bello, neanche dopo la sua morte avvenuta ormai quasi 17 anni fa. Ma la messa di apertura del processo di canonizzazione che si è tenuta nella cattedrale di Molfetta prima dell'insediamento del tribunale ecclesiastico era carica di un'emozione particolare. Per chi lo conosceva, per tutti i molfettesi, per quelli che arrivavano dal paese natale di Don Tonino, Alessano, nel Leccese. Un'emozione stupenda, indescrivibile quello che si prova e quello che si vive in questi momenti, quello che dovremmo vedere. A concelebrare la messa, il prefetto per la Congregazione delle Cause dei Santi, Monsignor Angelo Amato, il successore di Don Tonino alla guida della diocesi di Molfetta, Luigi Martella, e il postulatore della causa, il vescovo di Potenza, Agostino Superbo. Sono stato lettore 6 anni, è stata una grazia di Dio per me avere Don Tonino a fianco, non soltanto per me, ma soprattutto per i seminaristi che sono cresciuti in quegli anni, perché hanno avuto davanti un esempio vivo di sacerdote autentico e di cristiano vero adatto ai nostri tempi. Ricordo una persona meravigliosa, piena di umanità, ma anche piena di Dio, piena del Signore. Lui sempre parlava di Gesù Cristo, mai parlava di se stesso. Molto attenta alle povertà, perché nei poveri vedeva veramente il volto di Gesù. Con l'insediamento del tribunale parte dunque la fase diocesana del processo, durante la quale verranno raccolte le prove della beatitudine di Don Tonino prima di essere inviati a Roma per la ratifica finale. Prove che alla gente di Molfetta non servono. Per loro Don Tonino è già santo.